presentato questa modifica al progetto in massima trasparenza e l'abbiamo data con un grande preavviso per dare alla cittadinanza il tempo di organizzarsi. C'è una modifica che permette un lavoro più intenso all'interno della galleria con una riduzione dei tempi e soprattutto dei costi dell'acciaio, considerata la situazione attuale, che comporterebbe ovviamente un costo quasi doppio dell'acciaio. In buona sostanza andremo a chiudere da aprile, metà aprile circa, ma daremo ovviamente le dovute comunicazioni, la galleria per 40 giorni consecutivi, dove verranno fatti i lavori più grossi e sostanziali, per riaprire poi con un bruco interno più corto, con la viabilità e i lavori quindi di finitura. Con la previsione del cantiere a fine durante quest'estate, è uno studio che riguarda la valutazione, quindi il traffico, gli avvisi, tutto quanto necessario per deviare il traffico, che è già allo studio, è già predisposto ovviamente dai nostri uffici, e siamo già in relazione con Testa Sport e la Regione anche per tutte le deviazioni, tutte le corse degli autobus e implementazione delle linee. Chiedo quindi un sacrificio alla cittadinanza, un sacrificio che mi rendo conto è importante, ma che permetterà di avere una galleria riaperta e riqualificata e soprattutto messa in sicurezza.